2761. Questo punteggio è la valutazione di questo mio ospite per il mio format Come aumentare la valutazione su MyClub. Ovviamente ti invito a guardare tutto il video per non perdere i suoi consigli e le sue tattiche. Iscriviti al canale ed attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi e non solo. Lascia un bel mi piace, commenta perché fa sempre piacere per questo video. Buona visione! Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play e oggi siamo arrivati in questo ottavo episodio del mio format Come aumentare la valutazione su MyClub. Oggi ho un altro ospite d'eccezione, come sempre ricchi di talenti il mio format dove vi presento i migliori giocatori su MyClub al mondo. Lui è un altro pro player greco, 37esimo al mondo in questa modalità, con 2759 punti valutazione. Ve lo presento, Nikos. Bella. Ciao ragazzi, io sono Nikos, grazie mille per questa intervista. Questo è tutto l'italiano che conosco. Ringrazio Simone per l'opportunità di partecipare a questo format. Spero di darvi dei consigli utili per migliorare questo gioco. Io gioco a PES da 12 anni circa, adesso ho 27 anni. PES per me è un'abitudine quotidiana che mi dà delle gioie come giocatore tutti i giorni. Grazie mille, sei stato gentilissimo e ti ringrazio per aver accettato appunto di partecipare a questo mio format e andiamo avanti e ti vado a fare subito la prima domanda, quella più consueta, diciamo, quella che faccio a tutti, ovvero come costruisci la tua squadra su MyClub? Chi è il tuo allenatore preferito e come sistemi i giocatori nello schema di gioco? Io uso tre manager e sono Pochettino, Fernando Santos e Simeone. Il mio preferito è Pochettino, che è il più bilanciato, un gioco di possesso sulle fasce, ma avendo anche due attaccanti centrali riesco a essere incisivo anche per vie centrali, appunto. Dal punto di vista invece dell'attacco puro, il mio preferito è Fernando Santos, che è quello che permette di fare un gioco molto veloce di contropiede, fitta rete di passaggi offensivi, ed è sicuramente un po' più vulnerabile in difesa, ma poco importa per me, perché secondo me MyClub è un gioco in cui vince chi fa più gol, quindi è meglio farne uno più degli avversari che non pensare esclusivamente a difendere. Il terzo allenatore poi è Simeone, questo lo uso un po' più raramente. Generalmente il fatto di avere gli esterni di centrocampo mi consiglia di utilizzarlo contro delle squadre che sono particolarmente chiuse dietro, e quindi anche specialmente quelle che hanno tre difensori centrali, perché grazie appunto alle due ali riesco a essere più pericoloso attaccando sulle fasce. Per quanto riguarda la formazione, io come vedete uso essenzialmente tre centrali, alle volte posso mettere l'esterno difensivo di sinistra a destra a seconda dell'avversario. Comunque essenzialmente uno dei due laterali difensivi viene sempre trasformato in un centrale. Quindi in questo caso è Zanetti, e dall'altra parte metto invece Puyol, che diventa appunto centrale anziché terzino sinistro. A centrocampo il mio mediano di riferimento è Vieira, che è sicuramente più forte del gioco secondo me. In difesa dimentico di dire che Beckenbauer e Varane sono i miei preferiti e sono difensori con carta di sviluppo che secondo me sono i più indicati per questa formazione. A centrocampo poi uso l'icona Beckham, che è sicuramente dà una marcia in più sia a livello di realizzazione che soprattutto a livello di costruzione di gioco, mentre dall'altra parte uso come centrocampista Kanté, che viceversa copre molto di più anche se mi fa disperare quando si tratta di segnare gol. Il numero 10 è sicuramente Messi, che è un giocatore indiscutibile, che può fare a collante tra la difesa e l'attacco, quindi determinante in fase di costruzione e di rifinitura. Mentre in attacco le punte sono Ronaldo, che è inutile dirlo, è il più forte attaccante del gioco probabilmente. E poi l'ultimo acquisto è stato Fernando Torres, che ha tolto il posto a giocatori come Mbappé, perché secondo me, pur non essendo altrettanto veloce, è molto più letale a livello di finalizzazione.
Posso dire che ad esempio poi uno dei preferiti poi è Giggs, che spesso o comunque quando ci sono problemi di forma subentra al posto di Messi. Ho notato che è molto utile schierare un esterno come trequartista perché facilmente Giggs fa un sacco di incursioni in area di rigore e quindi può essere determinante. Molti altri giocatori che ho comprato durante la sosta, cioè la quarantena per il coronavirus, hanno scalzato tutti quanti i vecchi titolari perché col fatto che purtroppo essendo forma B sono determinanti per questo rispetto ai normali giocatori che sono forma C. E poi comunque in generale preferisco icone come Rummenigge, Adriano, Van Basten perché hanno a parità diciamo, di prestazioni, sono comunque molto più determinanti a livello di finalizzazione rispetto alle controparti anche featured che comunque magari sono più veloci o bombati in altri settori ma sono meno precisi di loro. Poi ho tanti altri giocatori appunto che ho comprato in questo periodo di quarantena. Ma loro sono i miei preferiti in questo momento, secondo me i più efficaci. Ok, sei stato molto chiaro. Io vado avanti, ti vado a fare la seconda domanda, anche questa abbastanza una consuetudine, ovvero quali impostazioni avanzate usi e perché? Volevo sapere anche se le applichi già dall'inizio o solo se è necessario, magari a partita in corso. Io uso le tattiche avanzate sin dall'inizio, le ho settate per ciascun allenatore. Non sono uguali tra di loro. Ho fatto diversi tentativi, diversi studi, alla fine ho deciso quali usare per ciascun allenatore ho. Ad esempio, con Pochettino, che è il mio preferito, io uso difensivo sul terzino, che sia destro o sinistra non importa, ma su quello che schiero, e difensivo sul mediano, in questo caso quindi sempre Vieira. Questo perché voglio che entrambi restino a coprire, non mi interessa che spingano, che si uniscano all'attacco, ho già abbastanza giocatori in attacco che mi permettono di essere offensivo e di segnare, voglio che loro facciano il mestiere per cui li ho messi in campo, cioè difendere. E poi come tattica avanzata uso contropiede su Messi perché chiaramente è un giocatore chiave, non voglio che si stanchi e voglio che sia lì pronto in attacco a ricevere il pallone per smistarlo o per tirare come sa fare lui. L'ultima tattica invece è stata molto sofferta, ho fatto molti tentativi e alla fine mi sono deciso a utilizzare con Pochettino linea difensiva bassa che è meglio secondo me di difendere l'area di rigore. Per quanto riguarda Fernando Santos, uso le stesse tattiche a livello difensivo, nel senso che metto difensivo sia su Vera che sul terzino, chiunque gli sia. E poi anche qui metto contropiede a Messi o comunque al trequartista, però cambia l'ultima tattica. In questo caso, anziché mettere linea difensiva bassa, preferisco difendere l'area di rigore. Questo perché devo ovviare la debolezza difensiva di Fernando Santos, che appunto è il suo punto di tallone d'Achille. Quindi metto difendi la rigore perché penso che mi aiuti a compensare la fragilità difensiva dell'allenatore. Simeone cambia qualcosa. Simeone quando uso come tattica metto difensivo sul mediano. Però la seconda tattica non è difensivo sul terzino, vorrei poterlo fare ma non ne ho abbastanza, ma preferisco mettere cross al centro. Questo perché Simeone attacca sulle fasce e non c'è il trequartista, quindi ho bisogno che non avendo un uomo di riferimento al centro, che i miei attaccanti si facciano trovare in area di rigore quando insomma, io crosso, quando arrivo all'azione sulle fasce. Ok, andiamo avanti con la prossima domanda, anche questa la faccio molto spesso perché interessa. Quale livello di assistenza passaggi usi quando giochi e quale telecamera preferisci usare? At the beginning of the game, I
La mia assistenza passaggi è cambiata, nel senso che all'inizio della stagione ho provato l'assistenza passaggi 2 perché volevo avere un maggiore controllo della situazione. Però mi sono reso conto che dopo un mese ho dovuto cambiare perché mi sono reso conto che l'assistenza passaggi 2 non è abbastanza accurata, cioè è troppo imprevedibile, troppi errori e quindi non riuscivo a fare il mio tipo di gioco, che è un tipo di gioco molto veloce, basato su rapidi 1-2, un sacco di scambi. Perché io non amo il tiki-taka, sono un giocatore da calcio molto veloce, diretto, e quindi non potevo fare affidamento sull'assistenza passaggi 2 che era troppo appunto imprecisa. Quindi sono passato all'assistenza passaggi 3 che uso tuttora. Quanto alla telecamera uso la dinamica, quella di base, che credo l'ho sempre utilizzato, quindi mi sono trovato sempre bene, quindi non ho fatto alcun cambiamento. Benissimo, la quarta domanda: quando difendi, quale giocatori preferisci selezionare e come consigli di usare i tasti X e quadrato mentre si difende? Questo è molto importante e me lo chiedono in tanti. Io non difendo sempre allo stesso modo, di solito prendo i primi minuti della partita per capire qual è il livello del mio avversario. Se l'avversario ha delle qualità, allora sei in grado di dribblare, costruisce il gioco, ha visione, insomma, allora tendo a lasciargli lo spazio, fargli credere che io sia spaventato e che abbia, insomma, difficoltà a difenderlo. E questo mi permette poi di poter intervenire a sorpresa al momento opportuno e prendere il pallone quando lui prende troppa confidenza. Viceversa, se l'avversario è chiaramente al di sotto delle mie capacità, allora tendo a non fargli vedere la palla, cioè lo aggredisco ossessivamente. Non deve avere l'opportunità di attraversare il centrocampo, non deve avere l'opportunità di fare dei filtranti semplici, insomma, quindi lo presso con tutte le mie forze. Quanto riguarda, insomma, la tattica di usare, l'utilizzo del tasto X, è tutta una questione di tempismo, di timing, non c'è molto da imparare. Generalmente una cosa che faccio e che penso che sia mia è quello di utilizzare il tasto R2, che trovo nella difesa dia un certo boost nelle capacità difensive di concentrazione del difensore, quindi utilizzandolo rende anche ancora più facile l'intervento difensivo anche con il tasto X. La quinta domanda, quella che scaturisce curiosità in tutta la gente che mi segue, ovvero qual è la tua opinione sullo script? Credi che esista anche tu? E se sì, cosa fai e come lo contrasti? Sì, purtroppo sì, secondo me lo script esiste, è ben evidente in molte partite, me ne rendo conto. Credo che sia una scelta sciagurata di Konami perché sicuramente, o comunque credo che sia una scelta di mercato per favorire i giocatori che hanno meno possibilità di brillare e quindi per far loro credere di essere all'altezza di avversari ben più blasonati. Mi rendo subito conto dai primi minuti se qualcosa va storto, mi rendo conto che il gioco è con o contro di me. A quel punto, come rimediare? È complicato. Di solito praticamente tendo a semplificare moltissimo il mio gioco in modo da essere particolarmente cinico e da essere particolarmente concentrato e cerco di controllare prima ancora del mio avversario appunto il gioco per vedere quello che può andare male e quindi comportarmi di conseguenza, rendendomi conto che molte delle cose che normalmente non riescono in queste partite il gioco non mi permette di farle e quindi comporto di conseguenza. Questo non vuol dire che la situazione possa essere sempre ribaltata, però con la mia esperienza di oltre 1700 partite ormai mi rendo conto che se un giocatore è alla mia altezza o meno e quindi posso ovviare o comunque mi capita, diciamo, molto raramente di soccombere allo script. Purtroppo è una scelta sciagurata di Konami, una scelta anche che si accompagna a quella dei server che non sono mai stati integrati e quindi.
non solo soffriamo per lo scritto, ma soffriamo anche per le carenze nelle connessioni, nel fatto di giocare magari con avversari lontani, e quindi le partite sono sgradevoli, finiscono per essere sgradevoli per entrambi i giocatori. Chi ha una connessione scarsa, chi ha una connessione più, insomma, più potente, comunque in entrambi i sensi finiscono per non godersi un gioco che dovrebbe essere divertente. Un'altra cosa che ho avuto l'impressione di giocando tutte queste partite è che spesso lo script vada a favore di particolari zone geografiche. Forse è un complotto, se mi sto sognando, però con l'impressione che Konami tende a favorire giocatori di zone in cui magari il gioco non è particolarmente venduto, e quindi magari, forse soltanto la mia impressione, però potrebbe essere un'altra versione dello script come tecnica di marketing. La sesta domanda: molte volte, almeno per la mia esperienza, capita di trovare player di valutazione molto inferiore che però riescono a metterci in difficoltà, giocando in modo notevolmente migliore rispetto a quanto il loro ranking suggerisca. Ti è mai capitato? In tal caso, perché pensi che accada? Questa domanda si ricollega molto alla precedente. Sì, succede, e come dicevo prima, è una delle manifestazioni di script. È uno dei modi in cui il gioco cerca di dare il contentino a avversari che sono chiaramente inferiori, però devono sentirsi in grado di affrontare gente con ranking molto elevati. E non è per farsa modestia, ma il problema è chiaro che io è tutta un'illusione, cioè gente con un ranking di 600-700 non può pensare di arrivare impunemente a battere un 2000 o un 3000. È chiaro che nella singola partita può succedere, una su 10 può succedere che vinca, però è chiaro che nelle successive 9 verrà sonoramente sconfitto. Però quella singola partita in cui se la gioca è il momento in cui Konami fa credere che all'avversario che sta cominciando a ingranare, che magari deve soltanto migliorare la formazione e che deve spendere. Quindi tutto rientra nella strategia di marketing. Ma io stesso ho speso un sacco di soldi durante la quarantena, perché pur avendo una squadra già fatta mi sono fatto ingolosire da queste icons che sono state proprio il coniglio dal cilindro. Sicuramente hanno portato molti soldi nelle casse Konami. È una manovra discutibile, però non posso fare a meno di notare che questi icon sono veramente state determinanti anche, e fanno veramente la differenza, e non soltanto per il fatto che hanno una condizione B costante, quindi praticamente ti permettono, ad esempio io mi sono ritrovato a utilizzare costantemente Khan, non importa, perché Khan è la forma B, quindi vuol dire che io posso liberare uno slot nella panchina e usare un giocatore diverso, è inutile portare due portieri come facevo prima per non averli freccia giù. Lo stesso per gli altri giocatori, sono giocatori che fanno la differenza, è inutile girarci intorno. Non importa se hai un attaccante featured o pallanera da 97, da 96, a parità di condizioni, a parità di VGG, giocatori come Runig, Torres, Adriano fanno la differenza, perché hanno comunque una finalizzazione molto più importante, e anche o comunque altri fattori come la fisicità, la resistenza, insomma, comunque le metti, queste icone fanno la differenza in campo. Ok, secondo te quali sono le cose che andrebbero assolutamente corrette in PES 2021? Secondo me il principale difetto di PES è lo script, dovrebbero eliminare quello, dovrebbero permettere ai giocatori di affrontarsi ad armi pari, ciascuno con il proprio livello di capacità. Io, anche persone che spendono soldi, specialmente in questo gioco che ormai molto stanno a spendere soldi, hanno diritto ad affrontarsi senza avere handicap o anche aiutini. È una politica, secondo me, masochistica, perché tende a allontanare gli utenti più affezionati e anche gli utenti più forti, perché poi sono quelli che subiscono per certi versi appunto le maggiori ingiustizie e si ritrovano ad affrontare appunto più spesso lo script a sfavore. Secondo me, risolvendo questo e l'annoso problema dei server, il gioco sarebbe sicuramente migliore.
ti vado a fare l'ultima domanda e dopodiché andiamo direttamente in campo, quindi voi non vi muovete perché ci sarà come sempre una partita, questa volta con Nikos ai comandi e Simo Play alla telecronaca. Ok, puoi spiegarci come fate voi pro player a superare i 2000 punti mentre la maggior parte dei player faticano a raggiungere gli 800, i 900, i 1000 punti, insomma non superano i 1000 punti, escludendo ovviamente le tue abilità che sono indiscusse. Cosa pensi faccia davvero la differenza in PES 2020 e perché? Secondo me per raggiungere certi livelli bisogna mantenere il proprio momentum, che non è il momentum di PES, ma è proprio il momentum personale del proprio stile e flusso di gioco. Bisogna giocare con costanza, non si deve interrompere, magari non dedicare ore e ore al giorno, piuttosto giocare sempre con regolarità, magari le solite 3, 4, 5 partite quotidiane, perché ho notato che interrompere anche per brevi periodi di tempo fa perdere i meccanismi, fa perdere gli automatismi e quindi la qualità del gioco. Poi è importante avere anche, ogni lavoratore deve avere i giusti attrezzi e in questo senso gli attrezzi dei giocatori di PES sono i giocatori più forti e qui torniamo al discorso delle icone che mi hanno veramente svoltato il gioco per me perché sono state determinanti come dicevo prima. Un'altra cosa è giocare molto spesso comunque con regolarità permette di coprire il prima possibile i propri difetti, di capire le meccaniche del gioco. Per me sapere le meccaniche del gioco è determinante perché devi imparare a capire che cos'è che funziona nel gioco per batterlo, cioè devi capire qual è il passaggio filtrante o il passaggio che funziona meglio, qual è l'angolo di tiro, la posizione da cui fare un certo tipo di tiro, il dribbling che funziona veramente e ti permette di smarcarsi, poi oppure come battere le punizioni per battere i calci d'angolo, che in quest'angolo le punizioni quest'anno sono determinanti. I calci d'angolo permettono di essere praticamente quasi sempre, comunque molto spesso dei gol se impari certe meccaniche. E quindi è questo che devi imparare giocando con regolarità e poi applicare sempre con la stessa regolarità per arrivare a certi risultati. Ok ragazzi, il nostro Nikos ha risposto a tutte le domande, adesso non vi muovete perché come sempre, come in tutti i video, andremo a vedere una partita giocata da lui con mia telecronaca. Quindi se non avete lasciato il mi piace, questo è il momento per farlo. Noi ci vediamo in campo. È tutto pronto per questa partita di questo episodio con protagonista il nostro Nikos. Il tocco subito per Ronaldo da Fernando Torres, Leo Messi dialoga ancora con Ronaldo che perde il pallone, recupera la squadra avversaria. Quindi Ronaldo, la palla è per Torres, subito col destro! El Niño Meraviglia, la sblocca lui, 2 minuti e 30 secondi, è già in vantaggio il nostro Nikos. Quindi si ricomincia col risultato di 1-0. La palla è per Zanetti, ancora dal Nino, Torres distribuisce il pallone verso Ronaldo, commette un errore però, quindi recupera la squadra avversaria. Ruud Gullit va a servire Patrick Vieira, il tocco per Rummenigge, ragiona e torna indietro da Zar. Gullit per Rummenigge che perde palla, quindi ricomincia il nostro Nikos con Kanté, Messi, il tocco per Ronaldo. Attenzione a Ronaldo verso Torres che perde palla, quindi Robertson, la squadra avversaria, il possesso del pallone, Gullit va da Ronaldo, Puyol ferma tutto, un muro, Kanté cerca di mettere ordine intelligentemente verso Ronaldo che pesca Fernando Torres, la palla arriva in qualche modo da Messi con il destro, ribattuto il suo pallone, Vieira, ancora Nikos, quindi Beckham. La palla per il Nino, dialoga con Kanté, di ritorno verso Torres che non riesce ad arrivare, un po' confuso il gioco in questa occasione, ma sarà rimessa dal fondo. Quindi Ruud Gullit ricomincia la formazione avversaria, Gnabry, il tocco per Rummenigge, Varane va a strappare questo pallone e lo perde, Vieira. Quindi Rummenigge ha pescato l'angolo giusto verso Hazard, va a prolungare verso Ronaldo, è costretto a tornare indietro da Gnabry, il pallone è messo in mezzo, Rummenigge, il pareggio, la zampata di Rummenigge che mette in parità la situazione, clamoroso. Vieira
subito ricomincia il nostro Nikos, attenzione, la sfera è buona per Ronaldo col destro e si va al sorpasso con il gol del re, il gol di furbizia, di esperienza e anche un po' di bug ovviamente, ma come abbiamo fatto notare anche in tanti altri episodi precedenti, questo non è una scorrettezza, ma è semplicemente un saper usare il gioco, perché alla fine di gioco si tratta, quindi va sfruttato al massimo delle sue potenzialità e anche dei suoi errori. Beckham va a servire Messi, attenzione alla pulce, Gullit, il tocco per Hazard, riesce a centrare la sfera verso Vieira, commette un errore ma fortunatamente verso Ronaldo. Puyol, attenzione, poteva essere fatale questa disattenzione, così non è stato, quindi Kan va a cercare Ronaldo, il tocco di testa verso Kanté che sbaglia, Vieira, ancora Vieira, va a servire Leo Messi, il corridoio è buono verso CR7, attenzione a Ronaldo, il dribbling di Ronaldo, peccato, il pallone ancora verso Torres, col sinistro va a far tremare i cuori dei tifosi avversari, solo l'effetto ottico del gol però. Kimmich schierato come terzino, Gnabry verso Ronaldo, lo scambio, l'1-2 chiuso con Gnabry, mette in mezzo questo pallone, Rummenigge ha tentato la sforbiciata acrobatica, non ci è arrivato di poco, siamo già dall'altra parte però, Beckham che va a servire Fernando Torres, il tocco per Ronaldo, attenzione a CR7, Messi, lo scambio con la pulce, Ronaldo, una finta di tiro che viene disinnescata dal difensore avversario, Ruud Gullit perde il pallone, Beckenbauer, Vieira e quindi Beckham, il pallone per Messi, si gira un po' scordinato, aveva pescato Torres che viene anticipato però, Kimmich, un rimpallo che favorisce Nikos, quindi Ronaldo, di tacco verso Messi, lo scambio, ottimo, inventa Messi e Ronaldo mette a segno, inventa Messi e Ronaldo mette a segno, 3-1 per Nikos, grande gol. Finirà così il primo tempo con questo lancio di Ter Stegen, 3-1 il risultato. Il primo tempo incomincia subito con una punizione a favore del nostro Nikos, quindi Zanetti, il tocco per Messi, con il destro viene murato, Beckham dialoga con Kanté, Messi, quindi Torres, fortunata la difesa avversaria, riesce ad averla meglio, Torres per Beckham, quindi Messi, lo scambio con Fernando Torres, ne esce De Ligt, palla al piede, Vieira, Rummenigge, troppo largo il suo passaggio, Messi cerca di dialogare con Ronaldo, la palla è per Torres, ancora di ritorno verso Messi, una finta, il pallone su Ronaldo, ancora Ronaldo con un po' di fortuna, Ter Stegen blocca questo pallonetto morbido, niente da fare, ancora 3-1, Inzaghi mi sa, sì, colpo di testa di Inzaghi, non va a buon fine, quindi la palla viene rimessa in gioco dal portiere, siamo già da Adriano che scambia con Messi, attenzione De Ligt, una cosa scandalosa, Messi riesce ad insaccare dopo questo errore clamoroso, c'è il 4-1 per il nostro Nikos, tocco per Messi, Mbappé, Ronaldo, una finta che smarca e crea gioco, Zanetti, Van Dijk perde il pallone, quindi Vieira, il tocco impreciso e viene recuperato, Messi, Ronaldo, ancora verso Messi, diventa buona per la pulce in qualche modo, Beckham cerca di servire Adriano, ci riesce, attenzione all'imperatore, Adriano, una finta, un'altra, va a servire Messi con il destro, ci arriva Ter Stegen, ancora Adriano, riesce a servire Ronaldo, il tocco per Messi, il gol di Leo Messi, ormai è divagato il nostro Nikos, è andato via, è scappato via, 5-1, Inzaghi è da solo davanti al portiere, Inzaghi, Oliver Kahn, una saracinesca chiusa di un negozio a Ferragosto, la palla in mezzo, Vieira,
Quindi Messi perde il pallone, Vieira viene favorito, Scholes riesce a recuperare, ancora Vieira, diversi rimpalli, come solito in questo gioco. Ramos allarga, stanno cercando almeno di contenere il danno. De Ligt, il tocco per Messi. Siamo sul 5-1, 84 minuti sul cronometro. Vieira, Ronaldo, occhio a CR7, viene fermato da Van Dijk che butta il pallone. Kimmich, quindi Messi, atterrato, l'arbitro dice che va bene così, è tutto buono. Messi, regola del vantaggio, ancora Nikos con CR7, entra in area di rigore, attenzione al re, una finta! Ter Stegen nega il gol del 6-1. Alla squadra del nostro ospite greco. Adriano perde il pallone, quindi Vieira recupera fortunatamente. Adriano, una finta a rientrare, ancora Adriano, alla fine Robertson da dietro strappa il pallone, lo butta e recupera Adriano, ancora Adriano, il gol dell'imperatore. E in questo gol c'è tutto: tecnica, controllo, il dribbling e il tiro sotto l'incrocio. Questo è l'imperatore, un giocatore super buggato di questo PES 2020. Io purtroppo non ce l'ho, ci ho provato ma non è arrivato. Ronaldo, ancora Adriano che riesce a mettere lo zampino anche in questa azione, che però non si conclude con niente se non che la fine di questa partita. Bene ragazzi, avete visto la partita del nostro Nikos. Io spero che vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi. Un secco 6-1, tanti gol, tante azioni e tante emozioni. Avete sentito le risposte alle domande, come in tutti gli episodi, da parte del nostro ospite. Che dire, io vado a ringraziare. Grazie tante Nikos per la tua disponibilità e per aver accettato. Grazie ancora per questa opportunità e spero di avervi dato dei consigli che vi aiuteranno a migliorare il vostro gioco di PES, questo gioco che tutti amiamo. Ovviamente per questo episodio è tutto, io vi ricordo di iscrivervi ai canali in descrizione e lasciare un bel mi piace, soprattutto se siete arrivati fino a questo punto del video, importantissimo. Commentate che fa sempre piacere. In descrizione trovate anche tutti i contatti di Nikos, tutto quello che vi serve per fargli delle domande, ovviamente in inglese. Come ho già detto, per questo video è tutto, dal vostro Simo Play. Bella ragaz! My words to my actions, magic in my eyes, never...